Ciao a tutti e benvenuti al nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Finalmente, dopo molte peripezie, mi è arrivato God of War Ragnarok. Infatti, avrei voluto fare questo video già nei giorni scorsi, ma purtroppo il negozio online da cui avevo fatto il pre-order ha deciso di non mandarlo, o meglio, inizialmente ha avvertito che aveva avuto dei tagli e che avrebbe recuperato altre copie nei prossimi giorni, proponendomi, appunto, come anche tanti altri, di aspettare qualche giorno e avere il prodotto oppure essere subito rimborsati. Ho scelto, appunto, di aspettare qualche giorno, anche perché con il pre-order andavo a risparmiare quasi 20 euro, considerando che God of War Ragnarok per PS5 costa di base 80 euro. E invece poi hanno deciso, senza alcuna spiegazione, di cancellare l'ordine e non hanno risposto a nessun messaggio, non hanno specificato perché e tra l'altro se appunto fai scegliere agli utenti, ai clienti, se essere rimborsati oppure no, dovresti avere un minimo di contatto umano con coloro che scelgono appunto di aspettare qualche giorno, ma invece così non è stato, anzi hanno classificato il rimborso come richiesto dall'utente, quindi in questo modo su eBay non hanno penalità perché è stato l'utente a richiederlo, cosa che non è vera e quindi mi sento anche truffato e per questo ecco questo sfogo. Perché se effettivamente scrivevano subito che non riuscivano a mandarmelo, va bene, pace, gli davo anche un feedback positivo, neutro, senza problemi, e me lo cercavo da un'altra parte quando c'erano ancora i prezzi offerta. Adesso invece si trova solo a prezzo standard e quindi ci ho, per così dire, rimesso un bel po' di soldi in confronto a quello che avevo inizialmente preventivato e ci ho messo le mani solo giorni dopo. Tra l'altro, per risparmiare un po', ho scelto la versione PS4 che ha sì l'upgrade per PS5, ma il prezzo di 10 euro, diciamo, da pagare sullo store. Quindi, appunto, è questo il motivo per cui la versione PS4 fisica costa di meno di quella per PS5, ma è anche una cosa in realtà conveniente perché l'ho trovato a prezzo scontato, ho pagato con una card che ho preso con degli altri sconti e quindi effettivamente sono riuscito ad avere un pochettino, diciamo, di gap tra il prezzo finale e quanto ho pagato. La cosa è che comunque non sono molto soddisfatto, nonostante il gioco poi alla fin fine sembri molto bello, ha un sacco di opzioni, tra l'altro, diciamo con l'accessibilità per i sottotitoli, per la tipologia appunto di opzioni che ci possono essere. Qua posso anche mettere delle scorciatoie da usare col touchpad, così da avere anche subito, diciamo, degli effetti particolari. Per il momento non lasciamo niente, poi appunto vedrò nel gioco. No, questo poi vedremo. Dipende anche questo se sono cose utili poi per trovare le cose segrete, gli oggetti nascosti. Come grafica ho scelto di favorire le prestazioni, perché c'è poi la modalità qualità del favore, che non so perché si chiami così in italiano, ed è effettivamente quella che sceglie di, diciamo, favorire le prestazioni e quindi la qualità del favore,
invece favorisci prestazioni è quello che dà un maggiore frame rate. Io sul mio televisore non posso mettere il frame rate alto perché ha comunque, per quanto sia un televisore 4K, non è di ultima generazione. Quindi ci sono un bel po' di opzioni ed è una cosa anche piacevole per l'utente avere la possibilità di settare tanti, ma tante cose, soprattutto quella per i sottotitoli, che in molti giochi effettivamente sono piccoli e se non ci si gioca vicino o comunque con uno schermo gigante si rischia di non avere una facile comprensione del testo. Poi comunque il gioco ha anche dialoghi in italiano, volendo ci sono, no, in realtà di lingue in sé c'è solo il tedesco, o forse vanno scaricate a parte, perché comunque mi fa strano che non ci possa essere l'inglese come lingua in molti giochi, appunto, come anche nei giochi giapponesi di solito c'è il giapponese basta, in molti giochi non localizzati al 100% c'è solo l'inglese, qua invece abbiamo l'italiano e il tedesco, però vabbè, vediamo qua. No, è sempre lo stesso. Quindi possiamo configurare anche il controller, le cose di accessibilità appunto per facilitare anche chi ha problemi motori, uditivi o visivi, appunto, sotto questo punto di vista è davvero fatto molto bene. Quindi hanno pensato veramente al maggior numero di utenti possibili, cercando di prendere appieno il feedback, appunto, dei clienti, così da avere la maggior parte dei giocatori contenti o comunque con una possibilità di personalizzazione che vada ad ammettere, per così dire, la possibilità di giocare facilmente, avere appunto l'accessibilità al gioco per tutti. Vediamo un po' il riassunto. La madre del ragazzo è morta. Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Gli dei di Tra questi regni l'altro, non sono gentili visto con gli che non stranieri, avevo credimi. completato al 100% Sei una dea. per Cara delle prepararmi Olimpiadi, appunto a povera di Ragnarok, te. il mese scorso mi C'è sono solo una persona che rimesso possa a portarmi dove voglio giocare andare. a God Prima of dovrai War su cambiarmi l'assist. PS4, però sulla 5, che dà un boost notevole perché Ora ti permette osservo. con la Ora modalità che stai PS4 esaminando la sua Pro di stirpe, giocare in 4K a 60 fps, che è davvero i suoi notevole, scheletri scelsi di vivere e da era uomo, non da davvero un militare. gioco Io sono incredibile, anch'io un un gioco di ex-Sailor 4 Moon. anni mi sembra, che è del 2018 se non ricordo male, Vogliamo. e era un Ci sono gioco conseguenze se uccidi un incredibile, dio. davvero migliore sotto molti punti di Non stare vista fuori, Kratos, dei non ho niente giochi contro. recenti. È una cosa che fa proprio capire quanto fosse fatto bene il titolo. No, 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 figlio mio adorato dolce figlio. È mia madre. Guarda, se era un gigante. Ecco, qua Il in suo uomo, neanche 5 gigante. minuti hanno riassunto tutto il gioco, ci avevo Ci sono messo due cose che non una capisco. decina di ore, Gigante anche lo di più, chiamano. per Guarda, finirlo. ci penseremo un altro giorno. Eh sì. E poi finiva così, e appunto adesso incominciamo. Quindi volendo uno può provarla, però io voglio che mi racconti una storia perché voglio giocare, divertirmi, ma soprattutto non voglio sbattermi. God of War per me è sempre stato un gran bel gioco che nei vecchi titoli non aveva appunto la possibilità di selezionare più di tanto la difficoltà, ma era più che altro per giocare e divertirsi.
io non cerco la sfida, non sono come quei fanatici dei Souls-like che vogliono per forza essere uccisi dal contadino col badile. E no, io sono il dio della guerra teoricamente in questo gioco, e effettivamente che il primo stronzo armato di bastone possa uccidermi mi dà noia. Già, per così dire, dovrebbero spiegarmi che fine ha fatto la mia armatura, perché capisco che soprattutto per gli utenti PS5 non ci sia la possibilità di caricare il salvataggio della versione PS4, però avrebbero potuto, diciamo, farlo ripartire con un'armatura intermedia, invece sono di nuovo vestito, chiamiamolo, di stracci, e mi rodo un po'. Anche Atreus c'aveva tutta l'armatura fighetta, invece qua è vestito che sembra un arlecchino. Diciamo che sono quelle cose che mi stonano un po' nei sequel, quando, diciamo, i personaggi o non hanno più certe abilità e le devi riprendere, o non hanno più certe armi. Nei vecchi God of War era un minimo, diciamo, contestualizzato, tipo, mi sembra all'inizio del secondo venivi depotenziato appunto da Zeus, e nel terzo, camminando tipo nel fiume Stige, ti venivano risucchiati i poteri, però era proprio quella cosa per dire, boh, adesso riparti di nuovo che sei debole, perché sennò saresti stato veramente devastante. Parlando più che altro invece del contenuto della confezione, devo dire che l'edizione standard non ha davvero niente dentro. La versione PS4 tra l'altro ha due dischi, uno per l'installazione e uno per il gioco. Per fare l'upgrade basta mettere il disco play, così da collegarsi allo store e avere la possibilità di comprare la versione digitale a 10€. E scaricarla per poter poi giocare appunto sempre con il disco inserito, ma a tutti gli effetti con la versione PS5 digitale, che è già alla, tra l'altro, versione 2.0 come patch, che risolve tanti problemi che in realtà nessuno ha visto, perché bisogna proprio mettere il disco senza aggiornarlo per avere il gioco in versione base. Sei pronto. Quindi, a differenza ad esempio di Cyberpunk, già al day one era pronta una patch che risolvesse davvero tanti problemi. Quindi posso già, questo posso anche salvare già, bello. Ah, quelle sono le impostazioni, il menu è fatto così. Per adesso non c'ho una mappa. Più che altro è... Dove cavolo non l'ho presa la slitta? Spero che Fenrir abbia dormito. Forse mangerà quando arriveremo a casa. Molto malato, Atreus. Lo so, ma ieri stava un po' meglio. Non è peggiorato. Se continuo a mangiare, non mi arrenderò con te. Ci sarà un flashback, perché come siamo arrivati a questo punto? Cioè, l'uno finiva appunto che tornavi indietro dalla terra, dal mondo dei giganti, dove avevi sparso le ceneri della madre, e il cerchio non è lontano. Niente, eri lì. Stai in guardia. In pratica ti fermavi di nuovo alla stanza del Bifrost, che collegavi i vari regni, e poi da lì andavi in giro per completare le cose secondarie. Qua che Freya gli dia la caccia ha senso, perché appunto abbiamo ucciso
abbiamo ucciso suo figlio Baldur. Preso. E però allontaniamoci da lei. Ci sto provando. Lassù, ma che... Ah, attenzione! Gli alberi stanno cadendo. Ci è mancato poco. Sta tornando di nuovo. Io non voglio combattere. Sto perdendo la presa. Ok, qui è tutta una cosa scriptata in stile Heavy Rain. Tieniti forte, il cerchio di protezione è vicino. E che infatti la loro casa aveva il cerchio di protezione messo dalla madre, che impediva agli altri di arrivare, anche se poi effettivamente Baldur ci riusciva ad entrare all'inizio. Poi queste cose che un po' tipo... tipo One Piece, essere insulzati da parte a parte non è mai una cosa mortale. Siamo dentro al cerchio. È fatta. Andiamo a casa. Specchi, Svanna. Hop. Boh. Scusa se non l'ho colpita. Non volevo che la colpissi. Spero che lasci perdere. Le hai salvato la vita. Ho ucciso suo figlio. Non può lasciar perdere. Già. La morte di Baldur deve aver dato inizio al Fimbulwinter. Non ha mai smesso di nevicare da allora. Pensi che le cose miglioreranno? Un giorno. Ma il peggio deve ancora arrivare. Dobbiamo essere forti. Faccio io. Boh, e sti lupi da dove li hai presi? L'ascia è molto più dettagliata. Però boh, insomma, no, è bello, si vede, si percepisce veramente la possanza del gioco. La solidità. E questa ancora è la versione che non punta sulla grafica, cioè già lo trovo smodato, anche perché appunto ho giocato ad Asterigos, che va bene che sia un titolo digital delivery third party per così dire, però cioè, non c'è paragone. Qua si vede veramente il giocone. Abbiamo anche lì la chiave del Bifrost. Vediamo se... no. La mappa... per adesso non ce l'abbiamo ancora. La scia sulla neve è bellissima. Non lo sento. Mi saluta sempre. Atreus. Fenrir! Povero Fenrir. No, mi costringe ad andare lì. Ecco, questa era anche era una cosa che c'era anche nell'altro, che all'inizio eri veramente costretto ad andare verso il punto che volevano. Tutto a posto. Povero Fenrir. Mi sei mancato anche tu. Dov'è il cibo? Hai fame? Forza, bello.
Devi mangiare. Dai, che devi portare distruzione. Che c'è? Troppo grande? Che nelle leggende nordiche è tipo figlio di Loki. Una cosa del genere, sono quelle cose allucinanti che sia gli dei nordici che quelli greci avevano fatto figli con qualsiasi cosa, trasformati in animale o diventando loro stessi degli animali per farsi gli animali. Una cosa allucinante. Qua la storia appunto è una rivisitazione bella pesante. Infatti, come al solito, i fanboy si erano subito lamentati dell'aspetto di Thor, perché non è il dio figoso in stile Thor della Marvel, ma è, diciamo, semi-obeso, con i capelli rossicci, che effettivamente fa appunto più guerriero nordico, realistico, perché non sono tutti fotomodelli gli dèi. Thor è il dio anche, diciamo, che fa bisboccia, che beve, si ubriaca, è sempre incazzato, non deve essere un modello di Calvin Klein con la tartaruga, cioè è questo che a me invece fa piacere, che abbiano cercato di creare uno stile, per così dire, per questo God of War, considerando che i vecchi God of War con l'ambientazione greca invece erano molto più appunto greci, perché anche Zeus ha le fattezze comunque del dio greco, molto muscoloso, forte, tonico. Odino purtroppo ogni tanto, solo andando a vedere qualche articolo e cercando qualche immagine, si vedeva appunto che Odino è tipo un vecchietto molto misero, che però ci sta, non devono essere tutti figosi. Questa è una cosa che a me piace, e molti fanboy ancora prima di uscire del gioco si lamentavano perché il character design dei personaggi non era figoso come si aspettavano, ma non hanno visto l'opera completa, non hanno assaporato le atmosfere, anzi non hanno capito le atmosfere che già si respiravano nel primo. No. Oh, povero Fenrir. Ora è notte fonda. La notte non ferma i nemici. Considerando che siete esattamente nell'unico posto dove tutti vi vengono a cercare. L'unica cosa che facciamo è addestrarci. Ma non basterà. Perché tutti cercano di uccidervi. Possiamo nasconderci in eterno. Speravo che Atreus fosse un pochettino migliorato. Ci prepariamo per una battaglia per cui non siamo ancora pronti. Ora va. Non c'è più tempo. Per le profezie, il film Winter conduce alla Ragnarok. La guerra è vicina. Qualunque cosa si suppone che faccia, Loki dovrebbe farla ora. La mia storia non finisce in questo bosco. Dovrei essere laggiù, a scoprire chi sono io, chi è Loki. Non permetterò che tu vada a litigare con gli dèi. Io non voglio litigare con nessuno. Io voglio solo risposte. E se dovessero portare alla guerra con Asgard? Anche perché questo è un Loki che non è fratello di Thor, non sono cresciuti insieme come anche succedeva nei racconti classici. Quindi è una caratterizzazione del mondo, dei personaggi, completamente diversa, che però funziona. A me piace. Senti, posso stare un momento con Fenrir prima di seppellirlo? Sì, poi mi spiegaste com'è che siamo arrivati a sto punto. Perché capisco che il primo partisse con la madre già morta, che non si vede. Però qua invece c'è un distacco netto dalla fine del primo. Ah, eccolo, il personaggione.
che cosa triste, ok. Beh, per fortuna non era la lingua, era un cucchiaio. Ti va di dirmi cosa è andato storto? Il lupo è morto. Oh no, non Fenrir. Il ragazzo come l'ha presa? Non bene. Va a seppellirlo. Oh, cavolo. Ok, fratello. Buonanotte. Vediamo se adesso parte il flashback. Fenrir è anche una figura abbastanza importante, ma mi spiegassero da dove arriva. Io mi sembra che nei, chiamiamoli quadri che trovavi, venisse anche nominato, però non è che ce l'avevano. Questo è inquietante. Molto inquietante. Sì, flashbeccone. Kratos. Cosa, finalmente vediamo, chiamiamola, la moglie barra mamma in vita. Vuoi venire con me? Bravo Kratos, tu sì che hai buon gusto. Fei. Sei pronto? Cammini come se portassi Ymir sulle spalle. È la tua caccia. Io ti seguo. Va bene, brontolone. Ucciso okay, da quando... poco. Almeno non ha sofferto. Non me lo ricordo, era appunto all'inizio questa zona. Dovrei decifrare i tuoi borbottii. Dimmi cosa pensi. Era un predatore. Un lupo, sì. I predatori uccidono. È così che va il mondo. Le tue sono parole false. Shh. Avvicinati lentamente. Va tutto bene, piccolino. Vogliamo aiutarti. Vero? No, no, no! Avanti. Il lupo malato che era fuori dal cerchio è riuscito a entrare. Come avevo previsto. Dovevamo agire. Non ci riguardava prima. Kratos ha questa filosofia del non mi riguarda, me ne fotto. Solo se ci entra in casa. È veramente un pensionato che guarda i cantieri. Dovremmo fare qualcosa. Perché nasconderci e non agire? Noi non ci nascondiamo. Okay. Diciamo che come inizio è molto introduttivo. Ok, Kratos, dovevi un attimino pensare che non fosse una persona normale, visto che sposta un tronco del genere. Non è che si può sorprendere che avesse dei poteri, che non fosse un'umana qualsiasi, ha sollevato un tronco così. Anche lei l'ha spostato. Cavolo, ma no, dai. Di qua. Fei. 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 Rimane poco tempo, amore mio.
E c'è molto da fare. A mano di Sauron. Fratello. Però a vederla così sembra che sia proprio guidato, fa un po' tanto anche lì Atena che lo guidava. Atreus, è per questo che gridavo. È andato a seppellire il lupo e non è tornato. Non sarà lontano. Il fatto che sia sempre, chiamiamolo, un burattino nelle mani di qualcuno che indirizza la sua rabbia verso qualcosa non è che mi gasi più di tanto. Ah, adesso finalmente abbiamo il menu. Abbiamo i favori che non possiamo vedere. No, la mappa non la posso ancora vedere. Pian piano sblocco il diario, le cose. Intanto, se come l'altro, bisognerà arrivare alla fine del gioco, sbloccare diverse tipologie di cose. Pensi che abbia preso una scorciatoia nel regno tra i regni? No, le pietre sono al loro posto. E non possiamo attivarle per adesso. Il baratro di Baldur è troppo instabile. Atreus non lo farebbe. Non è stato aperto. Anche qui niente impronte. Vediamo. Le impronte vanno verso il fiume ghiacciato. Probabilmente è lì che l'ha sepolto. Il fuoco è quasi spento. Dove potrebbe essere andato da qui? Oh, cuccarini. È andato lì. Si è infilato qui. Perché? Ah, i grilletti adattivi fanno il loro lavoro. Più del solito. Incubi? Sogno il passato quasi ogni notte. Ah, i brutti vecchi tempi in Grecia. No, sembra che Fei voglia dirmi qualcosa. Non mi starai dicendo che parli di nuovo con gli spettri? No, ma questi non sono semplici ricordi. Se gli dicesse chiaramente cosa doveva fare già dall'inizio sarebbe stato molto meglio, ma è una di quelle famiglie disfunzionali che appunto finché non c'è il problema non lo affrontano. Con il tasto posso andare direttamente nelle opzioni di accessibilità. Bello. Parla chiaro, fratello. Le tracce si fermano qui. Aldnerman! E non siamo soli. A sinistra, altri banditi! E le lame del caos che fine hanno fatto? Perché poi anche questo, cioè nel primo gioco facevi anche, diciamo, una tutta una digressione per andarle a riprendere e adesso non ce l'hai più. Il sistema di combattimento ormai è al solito con i grilletti, o meglio R1 ed R2. Controlliamo il cerchio protettivo. C'è un albero più avanti, no? Quindi? Avevi ragione. Il cerchio è rotto. Questo spiega gli intrusi. Cos'è successo qui? Sangue, orso. Ok. Un orso, sbranato. Da cosa? Un orso più grande,
ferito. Hanno distrutto l'albero. Troviamo Atreus. Sì, tra gli animali e i banditi potrebbe aver cercato un riparo. Seguiamo il sentiero, vedrai che lo troveremo. Con la scia di sangue. Non conteneva niente. Ah, da qui non si passa. No, lì c'è un bel forziere. Non lo troveremo così. Cerchiamo quella scia di sangue. Che apre come al solito con leggera finezza. Gli effetti di luce sono molto belli. Non dovrebbe avere il ray tracking, però effettivamente funziona alla grande. Lì ci sono degli insetti strani, che però non so se contano per qualcosa. I trofei non li ho guardati più di tanto, ma spero che non ci siano cose missabili. Se riesci a liberare la strada. Hai idea del perché il ragazzo sia andato via? Abbiamo litigato. Per lui mi nascondo da Odino. È vero. La cosa giusta da fare, dato che hai ucciso tre dei suoi. Arriverà alla resa dei conti. Ecco perché Atreus deve imparare a cavarsela. Oh, parli della profezia. Solo perché ti sei visto morto su un muro dei giganti pieno di profezie altrimenti accurate. Io non credo nelle profezie. Bene, allora. No, sono rifinito di nuovo qua. Ok, speriamo che la gestione dei potenziamenti sia stata migliorata, perché per le ultime armature bisognava grindare quegli echi nebbiosi in maniera quasi selvaggia. Sono scettico per natura, ma abbiamo visto cose che non so spiegare, quindi pur essendo l'uomo più sapiente del mondo non ne ho idea. Considerando che sei una testa parlante. Questa è nuova, prima non lo faceva. Mi dai l'effetto elementare, però devi crearlo. Devi andare a crearlo, non è una cosa disponibile subito. Ah, faccio ancora. Finché c'è gente in giro non puoi raccogliere gli oggetti. Quel sentiero. Ma ci sono un sacco di scrigni che come al solito vedo ma non riesco a raggiungere. Il sangue va di lì. Cosa stai pensando, fratello? Ma Atreus è in grado di cavarsela. Gli ha insegnato bene. Me lo dice spesso.
torce. E le tracce vanno in quella grotta. Beh, noi sappiamo dove andare. Possiamo entrare senza farci notare. Kratos, maestro dello stealth. O puoi fare quello. Sono i banditi da cui hai salvato i lupi? No, questi non sono qui da molto. Passa da qui, porta in profondità. Ce ne saranno altri. Qualcuno ha incontrato l'orso. Fuoco in arrivo da sinistra! Ho una fionda, attento, fratello! Aspetta che ti raggiungo. No, di qua. Atreus, sei qui? Beh, direi che è meglio così. Bello. Qua si vede davvero che hanno ricreato bene gli ambienti, danno quel senso comunque di vivo, vissuto. Quando ho provato Eternal Kingdom si vedeva davvero che avevano posizionato gli oggetti quasi a caso per terra, dava un senso di finto. Qua invece c'è, sembra vero, per così dire. Il sentiero torna fuori. Dovremo salire in cima per ritrovarlo. Bello. Sono davvero soddisfatto. Atreus è venuto qui in cerca di riparo. Ha proseguito quando ha visto i banditi e poi è arrivato l'orso. È andato su tutte le furie. Tra l'altro il doppiaggio italiano è anche molto valido. O forse l'orso era ferito e Atreus lo inseguiva per aiutarlo. Sai com'è fatto il ragazzo? Atreus! Dove sei? Il super orso gigante. Hai sconfitto troll. Hai sconfitto dei e lo Bjorn. Perché non hai le lame del caos, però? Dove le hai lasciate, che sono importanti? No, qua ho sbagliato io, ho cercato di
gelare l'ascia nel momento sbagliato. Beh, prendilo, sta vacillando. Così, agginocchiate nella testa. Iperviolenza. Infatti è... Atreus, perché Atreus. Loki dovrebbe essere un orso mannaro? Sei un semidio, ricordati che puoi guarire concentrandoti. Infatti, la ferita della spalla, passata da parte a parte, non l'ha neanche considerata Kratos. Devo andare a vedere cos'è Bjorn. Sepolto Fenrir. E poi. Non lo so. Mi sembrava fosse una sorta tipo di guerriero che si trasformava in orso, invece no. Qua è Loki. E impaurito. Mi ricordo che correvo. Bravo, papà dell'anno numero 2. Caricava e caricavo anch'io. Sarà stato un sogno. Kratos, di qualcosa, non fare sempre. Ti hanno trasformato. Io non sapevo di poterlo fare. Tu non hai fatto niente. Ti hanno sopraffatto. Perciò il tuo addestramento non va interrotto. Ok. L'entità dei tuoi poteri sarebbero quindi potrebbe fare qualcosa di più che tirare qualche freccia in questo capitolo. Ma io voglio di più, voglio risposte. Risposte che tu non hai. Risposte che aveva tua madre. Che non ha mai detto niente. Esatto, questa è una cosa giusta. E se qualcuno potesse aiutarci? Qualcuno che può darci risposte sui giganti e su chi dovrebbe essere Loki. Atreus. Non sarebbe utile capire cosa diventerò. Atreus! Ascoltami. Avrei potuto ucciderti. Finché non saprei controllarti, non correremo inutili rischi. Anche non fare niente è rischioso. Me l'hai insegnato tu. Smettila di pensare da padre e prova a pensare da generale. No! No. Ricomponiti. Bello. Ok, un minimo di rigenerazione. Figo. Come inizio non è lo scontro con Baldur, che era bello tosto, piallavano le montagne, creavano crateri sfondando il terreno, però è stato carino. Mi devono ancora spiegare un sacco di cose che credo verranno appunto messe dopo, o con qualche flashback o con qualche parte narrativa, perché comunque non spiega molte cose. Ma soprattutto io adesso voglio sapere che fine hanno fatto di nuovo le lame del caos, che ogni volta
Capisco che questa è la saga nordica, per così dire, con l'ascia, però il fatto che non utilizzi più le sue armi più potenti o le abbia lasciate a casa per la seconda volta mi lascia davvero stranito. Quindi, boh, per adesso mi fermo qua, anche perché effettivamente sennò poi il video diventa troppo lungo e queste sono solo effettivamente le mie prime impressioni su quello che posso già dire, secondo me, sarà il gioco dell'anno, perché quest'anno devo ammettere, ci sono stati molti giochi che mi sono piaciuti, alcuni che mi hanno anche sorpreso, però, soprattutto per PS5, non c'era quel giocone che mi faceva dire wow, questo lo fa, sia dal punto di vista non solo grafico per la bellezza della grafica, perché appunto io ho scelto il frame rate e non c'è una grossissima differenza da quello che avevo giocato appunto del vecchio God of War in versione PS4 Pro in 4K. C'è più che altro veramente un gameplay solidissimo, incredibile, veramente ben fatto, piacevole. E quindi è questo che conta. Pian piano poi scoprirò le abilità, come cambiare armature, potenziarmi, però effettivamente già adesso, dopo questo piccolo prologo, sono soddisfatto. Ne voglio ancora, quindi adesso continuerò a giocare dopo aver finito di fare appunto questo video e il mio parere è strapositivo. Ripeto, questo è probabilmente il gioco dell'anno per PlayStation 5. Soprattutto, cioè, se la può contendere con Horizon. Effettivamente, Horizon Forbidden West è stato un netto miglioramento. Da un certo punto di vista, questo Ragnarok è un'evoluzione dell'altro God of War, ma almeno per adesso non è smodatamente superiore. Forbidden West, in confronto a Horizon Zero Dawn, aveva un ampliamento delle cose che potevi fare, soprattutto poi il nuoto sott'acqua, il volo vero e proprio con lo pterodattilo meccanico, erano veramente eccezionali, quindi avevano un impatto sul gameplay notevole, un miglioramento stratosferico. Quindi tra i giochi dell'anno devo dire che effettivamente non so se Horizon o God of War, entrambi portano, diciamo, a conclusione le loro saghe, o almeno le portano avanti, cosa che invece altri titoli, per così dire, non fanno, perché solitamente tipo i nuovi Assassin's Creed non portano a qualcosa di nuovo, i nuovi Devil May Cry, anche il nuovo Bayonetta che è uscito adesso solo per Switch, non è che evolva o chiuda un ciclo, semplicemente un nuovo gioco. Qua io spero che abbiano avuto il coraggio di fare davvero Ragnarok e porre fine, come anche dice la profezia, a Kratos e chiudere in bellezza la saga, perché è una cosa come era successo appunto con Shenmue 3, che non avevano avuto il coraggio di concluderlo, di dare un finale degno, ma lasciare un finale aperto orribile che non spiegasse niente, e mi aveva deluso tantissimo. Così come in un certo senso anche Kingdom Hearts 3, che è la fine del prologo, e quindi è una di quelle cose che durerà in eterno, ma già come feeling è andato molto a scemare. Invece God of War, se si chiude bene, può entrare nella leggenda. Per questo direi che in realtà questo è molto più gioco dell'anno di Horizon, perché Horizon vogliono farne ancora, vogliono continuare quel mondo, quell'universo narrativo. Questo invece dovrebbe essere il finale epico di una grande saga. E ci sta. Quindi boh, io sono soddisfatto, sono davvero contento, mi sono divertito un sacco. E ve lo consiglio, se avevate ancora dei dubbi, ma non credo perché tutti ne parlano benissimo,
God of War Ragnarok è un piccolo capolavoro, una vera perla da giocare, con cui divertirsi, e perciò davvero promosso già adesso come prime impressioni, sono strasoddisfatto. Perciò io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video.